Questi lavoratori fanno cadere accidentalmente un contenitore pieno di sostanze chimiche pericolose e, per paura di perdere il lavoro, non dicono nulla e caricano silenziosamente il contenitore su un camion e lasciano il luogo. Dopo un po', un cane randagio innocente si avvicina e inizia a bere la sostanza chimica pensando che sia acqua. Vedendo ciò, la guardia della fabbrica lancia una pietra al cane e lo scaccia via. La sera, mentre la guardia stava tornando a casa, lo stesso cane gli apparve di nuovo davanti, ma questa volta il suo volto sembrava molto terrificante. La guardia raccoglie nuovamente una pietra e la lancia contro il cane, ma questa volta il cane non scappa e lo attacca. Più tardi quella notte, la guardia di sicurezza torna a casa e sta cenando arrabbiato. Poi sua madre gli dice qualcosa che lo fa arrabbiare, così tanto che salta su e la morde. Vedendo ciò, sua moglie inizia a colpirlo con una padella. E l'uomo era ormai completamente trasformato in uno zombie e cercava di sfondare la porta. La moglie inizia a chiamare qualcuno per chiedere aiuto, ma ormai il virus ha anche infettato la madre.